Ma mi ha telefonato il direttore. Sì. Ma che è successo? No, non è successo niente. Oddio, questa lavaci. Il direttore ha telefonato a me. No, a me ha telefonato. Ah, e che ne so io? Io non so niente, io sto all'oscuro. Sta all'oscuro, ma sì. Sembra che è successo un casino. No, guarda, il casino non è successo. Ci hanno levato la San Giorgio, come cosa? Ah, come dici? Ci hanno levato la San Giorgio come esclusiva. No. Ha telefonato ai Paoli, sta fatto, sei un zozzo, sei un delinquente. Ma scusa, ma cioè qui sto parlando con Bontempi? Oh, ma io guarda, Bontempi, questo è già un discorso che abbiamo fatto pure le altre volte. Ma io che cosa c'entro con questa cosa? Io comprai la lavatrice da te e la pagai. Ma non ci pagare, sì, ma sì. Non lasciare che non ci pagano. Sì, ma questo, ma loro lo sai cosa mi ha detto? Il problema lo vero e proprio, sì. Ora, è questo. Sì. Oh, io ti sono fatto firmare il contratto. Ma quale contratto, signor Bontempi? Io non ho firmato nessun contratto, santo Dio. Ma è possibile che non si finisce più questa benedetta ditta, questa cosa qui? Io personalmente, pagai sì, questa lavatrice. Ma io tengo un po' di esempio, no? Pigli delle nostre cazzo dei cose. Che me ne capiglia? La lavatrice. Ma che me ne devo fare la lavatrice? Ma... io non voglio niente a che vedere con la San Giorgio. Forse ci siamo capiti. Ancora gli funziona a mia moglie la lavatrice. Ma tu non ce l'hai però. Io non ce l'ho. Beh pigli della no, io ne tengo un'altra, io tengo la Ignis e me l'hanno data in seconda mano. Senti, Mario, ma com'è? Sì, Magnotta. Magnotta. Sì. Boh, ecco, a parlare chiaro ce l'ha. Oh, beh, tu hai visto la lavatrice? No, io non ne piglio niente, perché me ne capì la lavatrice? Dove sta la nostra? Ma perché me ne devo prendere questa lavatrice? Sai, go? Io non ho capito perché mi devo prendere la lavatrice. Ma ci firmare i contratti? Ma quali contratti? Ma se io sono venuto da te e mi sono comprato la lavatrice, quali contratti ho firmato? Ma santo Dio, ma se pare che muore, uno si sta stupidi alle cose. Ma chiedo le clausole. Come? Chiedo le clausole, la portate frati, mo, più un po' cecato. Che messaggio che è questo, mo? Io, cecato, non lo so per niente. Senti, Bontempi, cerchiamo di finire una volta per sempre. Io comprai la lavatrice da te, quando fu nell'81. La presi, la paga, anzi, addirittura io dissi questo. Senti, si può pagare con... Scusa un attimo, ma a te quando ti ha telefonato il direttore? 2 o 3 giorni fa. Oggi è 16 settembre. A me stamattina mi ha telefonato. Beh. E mi ha detto, senti, sto Magnotta, che dobbiamo fare? Io lo voglio salvare. Ma io ho detto, però a te ti elimino la San Giorgio. Ah, là, già gli ho telefonato, perciò a me non queste storie, così. Ho detto, guardi, che lui ha firmato tutto il regolare. Allora ha fatto, allora se la lavatrice le dovete pagare. Io ho detto, ma telefoni al signor Magnotta. Ma perché devo... Ma scusami tanto, signor Cosa, ma se io la lavatrice nell'81 la presi e te la pagai... Ad aprile, 480 mila lire. Meno male. Poi non mi ricordo se sei venuto tu o tuo fratello a mettermi la... Ma 800 mila lire, no? Come? Dammi 700 mila lire. Che ti devo dare? 700 mila lire, te ne porto un'altra. Ma che me ne devo fare, santo Dio? Ma perché ti devo dare 700 mila lire e me ne porti un'altra? Tengo pure gli asciugare i capelli. Ma senti un po' una cosa, tu mi devi dire una cosa. Perché mi volete affittare la lavatrice quando a me non mi senti? Si è firmato contratto. Mannaggia, ma io non quale contratto? Io non ci ho firmato nessun contratto. Io sono venuto da te nell'81 quando fu e ti dissi che mi serviva una lavatrice e mi prese questa pennetta lavatrice alla quale me l'avete pure messa. Ma non mi ricordo se tu o no, non so chi. È andato tutto bene per 4, 5, 6 anni fino a morire, tutto bene. Ma dopo 6 anni mi ti viene a dire la lavatrice, non la lavatrice. Rompi un po' i coglioni, rompi. Ma senti, guarda qua veramente, senti, io sono un semplice, ero un semplice cliente, sono venuto da Bontempi perché sapevo che Bontempi era una ditta fredda, sono venuto da voi, ho preso la lavatrice e l'ho pagata, ma io che c'entro, insomma, tanto Dio di tutto il casino che hai combinato tu con la signora Cinque. E combinato, io non ho combinato niente perché ho la coscienza pulita, perché senti, io la lavatrice l'ho presa da Bontempi, non l'ho presa dalla signora Cinque, come si chiama, Cinque Imperia, io nemmeno la conosco, com'è? Sì, vabbè, comunque, ecco, a parlare chiaro se va. Beh. Tu ti pisci la lavatrice? No, io non mi piglio niente, piglio te. Ma scappa un stronzo. E sei scappa un stronzo, sì. Senti, mo me hai rotto proprio i coglioni. Ah, ma voi parli pure così. Sì, mo vengo adesso, senti un po' una cosa. Io non la voglio la lavatrice, va bene? Ma sì. Te la portiamo. E porta, ma chi te la paga? Ah, non paghi? Non paghi, ma che lo senti? Ma l'ara la ci pagava allora. La so pagata sì. Ci giuro? Oh fregri, quella lavatrice dell'81 io te la so pagata. L'ho pagata. E come mai dopo 6 anni mi viene a rompere i coglioni? Allora a me non mi risulta. Come? Perché sei un truffatore tu. Tu sei un truffatore. Perché tu non l'hai pagata la
signora Cinque, perché io non lo sapevo che la lavatrice dell'Alta Giorgio la teneva in condizione la signora Imperi, perché se no sarei andato da Imperi, non da te. Ah, sì? Pure ste sozzerie. Ste sozzerie le fai tu. Arrivederci. No, aspetta. No, arrivederci. Senti, io domani vado all'avvocato. Già ci sono parlato all'avvocato questa questione. Il direttore della San Giorgio. A me mi ha telefonato. Ma che me ne frega? Io, senta, porco Dio, adesso mi hai rotto i coglioni. Perché non è, io penso che lei non è una persona seria. Io prese la lavatrice dell'81. Adesso, dopo 6 anni, mi viene rompendo i coglioni. Mannaggia Dio, porco Dio. Basta, mi avete rotto i coglioni. Mannaggia la Madonna. Basta, questa lavatrice. Io domani mattina ritorno al mio giudice, al mio avvocato, e vediamo un po' come si mette la questione. Ma che avvocato? Ma che cazzo mi stai a raccontare? Se tu non l'hai pagato, se tu sei in mezzo ai casini, che cazzo c'entro io? Perché mi voglio appoggiare alla San Giorgio? Io la San Giorgio voglio chiudere, porco Dio. Niente da fare, non ne voglio sapere niente, ma avete rotto i coglioni. Sto qua e non mi avete messo a rompere le palle. Oh, vede della tua, perché io la lavatrice... Oh, 7 anni fa quando è stato, io l'ho preso e l'ho pagato. Vabbè, mo calma, ma è calma. È un mese che siete un mese di coglioni, porco Dio. È un mese. Sì, vabbè, però il problema è questo, che tu ti ingazzi inutilmente. Ma che inutilmente che mi siete un mese di coglioni voi stessi, porca Madonna. È un mese. Io la lavatrice, la pagai nell'81, maledetto quel giorno che la venne a comprare da lei, porco Dio. Che sia maledetto quel giorno che sono venuto da lei, mannaggia la Madonna. Perché io la lavatrice l'ho pagata 480.000 lire e l'ho pagata, che cazzo c'entro io? Che cosa c'entro adesso con tutto il casino che lei ha fatto con le ditte? Io non c'entro niente, io sono fuori di ogni discussione. E io domani mattina ritorno all'avvocato e vediamo un po' come si mettono le cose. Vorremmo una soluzione, no? Ma che soluzione? Ma quale soluzione? Porco Dio! Ma che vuole solo risolvere? A me non mi serve la lavatrice, non mi serve, né la lavatrice né il frigo di scosco. Ma scusa, non te serve, ma se uno domani si sposa figlia, tagliela dai. Ma che me ne frega a me le mia figlia di domani? Ma perché mi voglio accoppiare questa lavatrice, porca Madonna? Fra 20 anni si sposa mia, che cazzo me ne frega fra 20 anni? Io non ho capito perché voi mi volete accoppiare questa benedetta lavatrice. Io questo ancora non riesco a capirlo. Io stasera stesso telefono al mio avvocato e vediamo un po' come... Non metto con gli avvocati. No, io non ci metto l'avvocato perché mi avete rotto i coglioni. Io stasera stesso telefono. No, io sto a posto. Senta, per cortesia, io sto a posto. Io sta benedetta lavatrice l'ho pagata, l'ho presa... Ma che me ne venga a fare il frigorifero, c'è cielo? Ma perché mi volete acchiappare la roba? Io questo non capisco. Perché mi volete acchiappare la roba, porco Dio? Mannaggia la Madonna! La dovete smettere, porca Madonna, che io mannaggia a Dio per mettere la bomba, La dovete andare, magnotta, per voi è morto, porca Madonna! Oh, non fate delinquente! No, non faccio delinquente, ma io faccio... veramente mi scrivo ai terroristi, Mi scrivo ai terroristi, porco Dio! Vabbè, tu risolvi la... No! Non ne voglio sapere! Porco Dio! Ma che cazzo... Ma che cazzo tu mi stai rompendo i coglioni, porco Dio! Adesso non ne posso più, Lasciatemi perdere, Lasciatemi perdere, porco Dio! Ma scusa... No! Ma figlia del...